mangerà per primo il tesoro? Oggi giochiamo a Bacal. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo Giullari e vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per un nuovo gameplay che anche oggi è sponsorizzato da tutti coloro che ci seguono su Patreon. E basta. Non so perché ho detto... Ah sì? No, anzi. Cranio, sgancia un po' di grano ogni tanto. Scherzo, scherziamo. Grazie anzi per averci regalato e fornito la copia per mostrare il gioco in questo video. Però siamo qui grazie ai nostri Patreon, perché grazie a loro se possiamo pubblicare così tanto. Quindi se anche a voi vi piace che pubblichiamo così tanto, allora fate come tutti gli altri Patreon e c'è un link sotto in descrizione, dai. Comunque oggi sul nostro tavolo Ars in linea giocheremo a Bacal o Bacal. Sapete che io ho dei seri problemi con mio marito. Ah, okay. Lui ha dei seri problemi, esatto. Io di conseguenza, esatto. I miei problemi con l'accento. E ci troviamo, quindi siamo un gruppo, come si chiama? Quelli che vanno in escursione? Alberto, esploratore. No, sì, un team che siamo in escursione nella giungla messicana, alla ricerca del famoso tesoro. Però attenzione, perché solo il primo che riuscirà a entrare nel tempio e quindi a vedere tutti i tesori che potrà darne l'annunciazione, l'annuncio, e quindi essere annunciazione. Il re della scoperta del tesoro. Come funzionerà il gioco? Allora, visto che noi giochiamo in due giocatori, oltre ad avere solo una delle nostre plancette che vedete qua sul nostro tavolo, riveliamo 5 di queste tessere a caso. Qui facciamo 3, 4 e 5, le altre invece vengono proprio messe via, non si utilizzeranno per questa partita. Quindi 3 in più rispetto al numero di giocatori. E queste tesserine hanno, come vedete, gli stessi simboletti che ci sono sul percorso, e sono anche gli stessi simboletti che noi abbiamo nascosti qua sotto e gli stessi simboletti che ci sono su queste tessere. E come vedete c'è anche là il mio cellulare, perché Bacal ha anche un'app che non è fondamentale in realtà, è semplicemente un timer, perché noi avremo nella modalità facile 45 secondi, nella modalità difficile che giocheremo solo 35 secondi, per riuscire a trovare all'interno del nostro schema i 3 simboli che noi riveleremo da questa tessera. Ok? Uh-huh. Quindi, schiaccia play. È difficile, davvero? Ma c'è anche. Piace vincere facile. Schiaccia play. Scegli difficile. Ok, quando sei pronto, schiacciamo inizia e giriamo questa. E vedrete come funziona. Noi lo giochiamo e voi intanto lo capite. Non stiamo lì a spiegarvi troppo. Sì, tempo... Ah, tu devi schiacciare inizia. Sì. Inizia e poi giri? Non mi fai prima vedere, poi giri. Vabbè, su e giro. Vai, pronto, gira! Allora, okay. Fuoco, polipetto e teschio. Noi adesso dobbiamo fare in modo che il fuoco, il polipetto e il teschio, okay, siano le uniche cose visibili. Cavoli, le ho trovate. Okay. Siano le uniche cose visibili sulla nostra plancetta. Stop, e mi prendo. Io posso andare avanti? Sì, sì. Prendo tigre. Teschio. Ah, sto coso qua maledetto. Adesso, okay, come aspetta, vedete? Aspetta. Sì, sì, vai, vai. No, no, posso cambiare? Ormai l'hai toccato, mi cacchio, dispiace. Cacchio, non ho guardato allora, bello! Allora, noi abbiamo comunque concluso entro il tempo anche della modalità difficile che finisce ora. Nel momento in cui noi pensiamo di aver fatto lo schema, ovvero di avere visibili solo ed esclusivamente sulla nostra plancetta questi 3 simboli qua, allora possiamo afferrare uno dei 5 gettoni. Una volta afferrato il gettone, noi non possiamo più toccare questo, stai ferma, non possiamo più toccare questo, né cambiare gettone come invece ve la fa arrivare. E adesso si controlla se abbiamo fatto giusto o se abbiamo sbagliato qualcosa. Quando è che abbiamo sbagliato? Quando qua visibili non ci sono quei 3 simboli, oppure ce ne sono di più oltre quei 3 simboli, giusto? Giusto. Però io il fuoco ce l'ho, il polipo ce l'ho, il teschio ce l'ho, vale anche, quindi siamo stati tutti più bravi. E abbiamo solo quei 3. Come vedete, questi qua trasparenti possono essere sopra quello che ci serve o sopra un neutro, non importa, noi in quel momento lo vediamo. Dopodiché avanziamo allora sul tracciato pari alla tesserina che abbiamo preso. Nel mio caso io avanzo fino alla tigre, ma se io avessi preso il polipo non avanzavo. Perché? Perché il polipo è uno dei 3 simboli che io dovevo rendere visibili, e quindi non mi permettono di avanzare se ho preso comunque il simbolo di uno dei 3 che ho visibili, chiaro? Quindi io, prendendo la tigre,
avanzo fino alla tigre e vado io lì. Io che ho preso questo? No, tu hai preso il mais. Fai bene un passo. Dai, però potevi concedermela. Amore, no. No. Già sei più forte, sei che sono scarsa. Metti il difficile, non mi guarda. Quindi, pessimo. Pronta? Non devi metterti una roba? No, perché nessuno ha passato le robe. Quindi, non già. Per ora rimaniamo così, ok? Pronta? Schiaccia continua. Inizia. Quindi, coccodrillo, quella roba lì tipo il sole rosso e il grano. Coccodrillo. No, c'è cos'è questo che non deve vedere. Mamma, so. Questo non si deve vedere. Questo e neanche questo. No, ho perso un pezzo. Io ho preso già la mia tesserina. Allora, questo mi va bene. Questo no. Se e finisce questo. Il tempo e Vale non ha preso la tesserina, cavoli suoi, il tempo è finito. Non ho preso. Ok, non è ancora finito. Finisce ora! Quindi, io ho il grano turco, ho il fuoco, cioè il sole, l'occhio, quella cosa lì, e il coccodrillo. Non ho nient'altro visibile, bene. Ho preso la balena, o quel che è, sì, forse una balena. A me sembra... Diteci tra i commenti secondo sarà voi cos'è. Sarà un drago al marino. Perché visto di qua sembra una teiera con la, con la papera davanti. Così, sì. Infatti, comunque. Io quindi posso avanzare fino alla balena, diciamo, perché comunque la balena non era uno dei tre visibili in questo momento. Vale... Anche hai fatto tutto giusto, anzi fino al pappagallo che per te è lì. Come vedete io ho avanzato, avanzando ho superato uno di questi cosi con le fiaccole. Quindi che succede? Che devo rimuovere una delle mie tessere del mio colore e sostituirla con una tessera trasparente. Quindi le cose per me si fanno un po' più difficili. Se dovessi non avanzare perché ho sbagliato a fare, non ho fatto in tempo, ho preso un coso sbagliato, ne tolgo una di quelle trasparenti e metto una delle mie colorate. Noi, come vedete, partiamo già con una colorata fuori perché potremmo anche avere solo più tre trasparenti sulla nostra cosa. Pronta? Continui? Continua. Continuiamo, certo. Allora, la balena, il pappagallo, il fuoco. Così, no? Devo coprire. Ah, com'è la balena? No, il pappagallo. Là. Evati! Evati! Allora, a me servirebbe tipo questo no. Questo no. Questo sì. Per caso sono riuscito a farlo. Il grano. Ok, finisce il tempo. 3, 2, 1. Stop al tempo del televoto. Quindi, balena ce l'ho, pappagallo ce l'ho, fuoco ce l'ho. Tu? Sì. Balena, pappagallo, fuoco. Sì. Hai preso uno di quei tre simboli? No. Sì. Io neanche. Cioè, ho preso uno di quei tre simboli. Vale avanza fino al grano turco e quindi supera il ponticello e anche lei deve rimuovere un tasserino verde e metterne uno trasparente. Io avanzo fino a un polipetto e quindi avanzo fino a qua. Ho passato anch'io un altro ponte. Prendi. E quindi rimuoviamo ancora uno e mettiamo un altro trasparente. Quando finirà la partita, appena uno di noi arriva su una di queste caselle sul ponte di lava, allora quella è finita la partita. In quel round chi arriva più lontano vince, basta. Allora, vado, Vai. Continua. Vai. Inizia. Oh, allora, fuoco, coccodrillo, tigre. È un drago. Tigre, ah, tigre. Sì, così. Così non mi piace. Non ce la farò mai questa. Questa, cosa c'è qua? Non ce la farò. Sì, è mai. Quello è un coccodrillo. Ah, un drago più con coccodrillo. Allora, dunque, ragioniamo io dove sono. Lì, arrivo solo fino a lì. Questo non posso. Questo... Devo far finire il tempo. Allora, fuoco ce l'hai? Sì. Sì. Coccodrillo, drago? Sì. Tigre? Sì. Sì, non si vede nient'altro, quindi no. Ok. Hai preso uno dei simboli che hai sulla mappa? No. No, quindi io avanzo fino al grano turco. Vabbè. Io ho passato un altro ponte. Vai. Io fino a questo bellissimo pappagallo, anch'io ho passato. E anche Vale ha passato un ponte. Ora per me è molto difficile, comunque c'ho qua, cioè c'ho 8 spazi vuoti e tosta. Senti, guarda dove sei. Sì. Pronto?
Dai! Yeah, scusami, tigre, mais, balena. Non ricoprirò mais. Che simpatico. Tigre, mais, tigre, mais, balena. Allora, mais. Devo coprire questo. Questo. La palla mi piace. Mi dice, ho pensato due ore. Io l'ho preso più. Oh, sei bravo. Bravo, Betto. Dai, facciamo anche se. Va bene, va bene. Tanto che il tempo finisce. Balena c'è, grano c'è, tigre c'è. Tigre, sì. Balena, sì. Tu hai preso il pappagallo che non c'è, io ho preso il polipo che non c'è. Io avanzo fino al polipo. E quindi ho superato un altro robo. Vai, vai, fai vedere quanto sei bravo. Grazie, amore, grazie. Io, pappagallo. Ciao, io qua ho smesso di giocare, eh. Sappiatelo. Ma va che sei bravissima. Pronta? Continua? Continua. Inizia? Inizia. Quindi l'alligatore, fuoco, sole. Ma gli cambi sempre nome, mi confondi. Oddio, dov'è? Questo no, tu devi vederti. No, cosa devo coprire? Questo. Tu devi vederti. No, no, no. Tu devi vederti. Oh, ma do. Così. Così, questo no, così. No, perché la balena? Manca che il fuoco. Qua. Sto facendo. Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, niente, non ce l'ho fatta. Perché guardato fino all'altro? Allora, io non mi muovo perché come vedete si vedono ben 5 simboli sulla mia. Quindi, visto che sto fermo, scarto una trasparente e rimetto una mia colorata. Io ho avuto troppa paura e fretta, non so anche se... Tac, 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 però il grano tu non ce l'hai, tra le tre che sono quelle giuste. Con il grano avanzi di pochino pochino. Perché però... questa andava solo avanti di uno, devo prendere questo. Raggiungevi me con questo. Ma ha sentito il tempo che finiva. No, vabbè, chiaro, chiaro, chiaro. Ok, vai, continua. Oddio, che mamma mia, ansia. Che rabbia. Vai. Teschio, balena, sole, occhi, quello, vabbè. Ma cosa? Ah, ok. Devi andare, tu te ne devi assolutamente andare, tu anche. Se giro non ce la faccio. Non è più niente. Tu sì, tu no, tu sei qua. No, tu te ne devi andare. Quindi, sole, balena, teschio, ok, ho preso il grano turco e arrivo fino qua. Vale, non ce l'ha fatta, quindi la partita finisce qua, io riesco a entrare nel tempio e vincere il tesoro! Banci, banci, pam pam pam! Bravo! E questo era il divertitissimo e freneticissimo podcast! Che ansia! Sento le guance in fiamme! No, quella di prima è stata tremenda. Quando non riesci, veramente ti manda, ti manda proprio la tachicardia. Senti proprio ta 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 ta. E salutiamo anche Cipollino, ci segue sempre, se capisce cosa sta succedendo. Ciao Massimo, ciao, una volta ciao. Che ci viene un sacco a ridere. E noi vi ricordiamo di lasciarci un like se anche voi avete visto un film di Massimo Boldi, se vi è piaciuto Pacal, e lasciate anche un commento per ringraziare il nostro fantastico che regista, deve sorbirsi tutto questo, Cipollino Damiano. Lo chiamiamo vi Cipollino. Ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. I giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao.